Buonasera a tutti, è sempre e solo Forza Napoli, sempre, comunque e dovunque, perché tutto riesce è sempre un inizio. Ma io, come al solito, non siamo capaci e in grado di sfruttare le situazioni. Ma come si fa? Ma come si fa? Ma perché regalare un tempo penoso al Parma? Il secondo tempo non potevamo giocare, il primo tempo non potevamo giocare così, no? Solo il primo e il secondo tempo, che poi d'altronde li abbiamo messi sotto, bam, bam, e li abbiamo martellati. Però non è servito a niente, voglio. Un pareggio è ben poco. Sinceramente è ben poco, perché dovevamo approfittare che la Roma aveva perso col Milan e ancora per la 50ª volta, la 50ª volta. Non siamo in grado di approfittare della situazione. Ma come si fa? È vergognoso, niente di meno. I giocatori del Parma, no? I giocatori del Parma giocano senza stipendio. No, il primo tempo avevano più stimoli loro che Canucci. Ma è mai possibile? Non ne voglio. Ma è mai possibile? Poi con lui cacciano tutto quel gioco. Il primo giocatore che ha segnato, che non mi ricordo il nome. Non ha mai fatto un gol in Serie A. Non segnava da 3 anni, l'ultima è stata col Bologna. O chi va a segnare? Un altro. Ma è mai possibile che noi facciamo risuscitare pure i cadaveri? Noi è morto proprio cadavere. Già che è seccato, che è tutto osso, se saringato, è gioco, è segno. Voglio quello fa ridere queste cose. Fa ridere, però bisogna piangere, perché questa è veramente la 50ª volta che ci azzeccammo sotto a Roma e non siamo in grado di superarlo, ne voglio. Ma questa è ridicola questa cosa. Noi abbiamo fatto un secondo tempo di fuoco, ciò non toglie che abbiamo fatto un grande secondo tempo. Sfortunato, Miranda, fa sempre il grande imparato con lui. Però raga, parliamoci chiaro. Diciamo le cose come stanno. Una grande squadra non può regalare 45 minuti a un Parma che è fallito già, che d'altronde i giocatori giocano senza stipendio. Il Napoli, il Parma se l'ha sudato questo pareggio. Noi non siamo stati in grado, perché alla fine, raga, la partita dura 90 minuti, no 45 minuti. Poi si può Napoli ultimamente a 45 minuti, dici di me. Vabbè, questo pareggio va, lo voglio prendere così, ma serve a ben poco. Ma giovedì c'è il ritorno col Dnipro e là ci giochiamo tutto. Là non esiste né regala prima, né secondo, né un minuto, né un secondo, niente. Là mi vince, e basta. Poi volevo dire un'altra cosa. Io 6 anni fa incontrai. Anzi, incontrai, andai a cercare perché mi dissero che c'era Salvini qua a Ferrara. E io, grazie a degli amici, andai direttamente qui a tua. Ma con un semplice motivo, arrivederci due parole. Io sto due parole. E poi, ovviamente, troppe due parole, ma ci ho fatto la fotografia con Cesse. Voglio, non mi avessi mai fatto la fotografia con Cesse. Voglio, scusate, tu hai tanto Cesse, no? Io mi faccio la fotografia con Cesse. Scusate, comunque, ritornando a noi, sono andato a cercare a Salvini perché gli dovevo dire due cose. Ho detto proprio così. Salvini, basta discriminarci, basta con questi video razzisti, basta discriminazione. Noi siamo un popolo che meritiamo. Aiuta i napoletani se puoi, ma non li offendere, perché il napoletano, se si fa volere bene, ti dà pure il cuore se ti fai volere bene, scusa ho detto. Se tu ti fai volere bene dai napoletani, il napoletano ti dà pure il cuore. Secondo te no? Disprezzando i napoletani in un video che hai fatto, hai concluso qualcosa? Ti sei solo fatto odiare.
proprio così ho detto. Io sapete cosa mi ha detto? Ma o mi ha preso per i fondelli, o non mi ha preso per i fondelli. Ha detto, sì, c'hai ragione, scusami, vedrò cosa posso fare. Subito dopo io ho detto, Salvi, aiuta il mio popolo e ti ripeto, non lo prendere in giro, perché già l'hai preso in giro abbastanza. Basta adesso. E lui ha fatto, non ti preoccupare, cercherò di fare il mio possibile. Ma io la soddisfazione, non sapete qual è? Che ci ha giocato 4, ma lasciate sta che mi ha pigliato poco. Però che ce l'ha giocato 4. E la soddisfazione tra sindo coro loro, che ha mai giocato una parola. Che sia la soddisfazione più bella, proprio affrontò, perché senza offesa, per fare una cosa che ci vanno pure in palla. E io, senza offesa, cocco pochi tecca per fare una cosa che perché io, per gente mia, per il mio popolo, mi faccio agire. Io, per gente, io la mia gente la amo, io a Napoli. Io prima di amare il Napoli, amo Napoli, è diverso. Ma io adesso vi saluto di nuovo. Un bacione, è sempre e solo Forza Napoli, perché tutto riesce, come mi ha detto prima, è Cess, che la fotografia che mi ha fatto con Cess, è Sicchio. Ciao, voglio, è Forza Napoli.